L'ex prorettore alla didattica dell'Università di Pisa, Paolo Mancarella, fa il pieno di voti nelle elezioni per il rettore e sfiora uno storico successo al primo turno. Infatti l'informatico, 56 anni, considerato in continuità con il mandato del rettore uscente Massimo Augello, ottiene 879 voti, appena al di sotto della soglia dei 921 che gli avrebbero garantito l'immediata incoronazione. Al secondo posto, staccatissimo, si piazza Giuseppe Iannaccone, ingegnere elettronico di 48 anni, con 329 consensi. Il secondo turno elettorale, in programma dal 13 al 16 giugno, sancirà il successo di Mancarella, salvo sorprese ovviamente allo stato quasi inimmaginabili, perché anche la promessa alleanza tra gli sfidanti sconfitti non garantirebbe comunque il sorpasso.